prima volta le telecamere di mini clubbing qui alla Rocca, uno splendido locale sito sul Lago Maggiore. Pensate, parlo anche bene, per la grande inaugurazione delle telecamere di mini clubbing in un locale che l'inaugurazione l'ha già fatta ma continua alla grandissima. Pochi minuti dopo la mezzanotte, le persone sono già tantissime, anche perché qui questa sera avremo due protagonisti esagerati direttamente dalla scena EDM. Parliamo di Lush e Simon, ma siccome noi qui alla Rocca abbiamo bisogno di altri protagonisti, abbiamo deciso di denominare la serata You Are The Main Actor, perché l'attore principale, amico che ci stai guardando, sei proprio tu! 'Cercando l'attore protagonista di questa serata. Se tu potessi scegliere di essere un attore, un personaggio, un cartone animato, chi ti piacerebbe essere? George Clooney! Io Brad Pitt. Brad Pitt, come vedete, hanno dei canoni comunque modesti. È bellissimo, i ragazzi mi hanno guardato con quello sguardo: oh, ma che minchia vuoi? Ma non me ne rubo, ragazzi! Chi ti piacerebbe essere? Katy Perry, va bene! Come mai? Boh, due bocce! Ah, per quello? Io mi sa Cristina Aguilera. Non lo so, però mi ispira. È solo mezzanotte, tu sei già ubriaco, va benissimo. È anche una pornostar, va bene. Belen Rodriguez. Tu ci hai pensato? Sì, certo. Chi vuoi essere? Non lo so. Chi ti piacerebbe essere? Megan Fox. Perché? Perché è strafiga. Credo Angelina Jolie perché è ricca. Un giorno, grandissimo. Chi ti piacerebbe essere? Doppio, grandissimo. E basta! Chi ti piacerebbe essere? Julia Roberts! Perché? Perché mi piace come attrice! Schiariamo la voce! Vai insieme! Mamma mia! Chi ti piacerebbe essere? Tom Cruise! Perché Tom Cruise? Non ti lo senti so. Un po' Top Gun tu! Cioè, ti piace l'idea di essere un po' Maverick con l'occhiale, il Ray-Ban, le schiacci tutte! Yes, è questa l'idea, ovviamente! George Clooney! Perché anche da vecchio spacca di brutto! Anche da vecchio! Un saluto ai cinquantenni! Schwarzenegger! Ma perché? Ti pare? Che domande sono? Ed effettivamente io non vorrei mai essere Schwarzenegger. Ti metti Terminator e basta, appunto. La missione finisce qui. Chi vi piacerebbe essere? Io Alessandro Caron. È un uomo. È mio padre, Martina. È mio padre. Super figo. Ah, vedi? Martina, se vede questo video è un casino. E ovviamente lo vedrà. Ciao Alessandro Caronni. La moglie di Brad Pitt. A lei non gliene frega niente che si chiami Angelina Jolie. A lei interessa di avere Brad Pitt quando torna a casa la sera esaurita dopo una giornata. Esatto. Tu non parli? Non parla purtroppo, è muta dalla nascita. Jessica Alba. Sempre per sempre. Terra! Avevo sempre sognato di fare una birlata del genere, ma da solo non avevo il coraggio. Senti, ma presentati al pubblico che ancora non ti conosce. Chi sei? Cosa fai e dove possono seguirti? Posso seguire su Facebook, basta cercare Lia Salvatore, lì sta Charlie, presenta tutti gli eventi alla Rocca. Chi ti piacerebbe essere? Ma mi piacerebbe essere assolutamente Fabio De Vivo. Fabio De Vivo. A baracculo. You are the main actor. Chi vi piacerebbe essere? Dina Lollobrigida. Mamma mia, ma perché? Ma che gusti sono? Oh, ci state pensando? Sì, perché non so cosa dire. Dimmene una che lo dico. Guarda, uno a caso? Che ne so, Silvio Berlusconi. No. You are the main actor. Uno, due, tre. Auguri! Giovane, quanti anni compi? 19. Mamma mia, ma io mi sento veramente anziano. Che siti porno visiti ogni giorno? No, scusami, non è quella la domanda, quella la faccio a te. YouPorn, Pornhub e basta. Ma quanto sei informato? Sceglierei una cantante anche perché mi piace cantare. Tu canti sotto la doccia? I Bigi. Povera spugna. Allora,
venire più spesso in rock perché viene solo due volte al mese. Chi ti piacerebbe essere? Roberto Saviano. È fantastico, da donna a uomo. No, Belen Rodriguez. Belen Rodriguez, vedi come cambiano da Roberto Saviano a Belen Rodriguez. A questo punto Rocco Siffredi. No, beh, dai, Rocco Siffredi. Con sta giacca non potevi dirmi Rocco Siffredi. Rebecca! Ma come mai tutte queste cannucce? Sono 18. Vogliamo fare una prova. Rebecca, riesci a tenere tutte le cannucce? Come no? Chi ti piacerebbe essere? Eh? Oh, mamma. Va bene così. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ah, Brigitte Bardot. Bardot. Chi ti piacerebbe essere? Un maschio. Come mai? Per evitare di portare i tacchi. Solo per quel motivo, che poi ci sono dei maschi che i tacchi portano lo stesso. Io andrei proprio sul classico, direi proprio un Rocco Siffredi. Classico, però sei il primo che me lo dice stasera. Mi chiamo Andrea Soldano. Andrea Soldano. È un sogno veramente che sto rincorrendo da anni, Silvio Gallo. Nessuno è sexy come Silvio Gallo! Jessica Alba. Jessica Alba perché è facile. Ma è anche una brava attrice, anche bella. Dipende dai punti di vista. Lui è il mio cameraman di questa sera. Ciao. Presentati al volo. Sono Federico. Federico, cosa fai nella vita? Io studio. Quanti anni hai? 21. Cosa vorresti dalla vita? Ma vorrei diventare, anzi, essere come Fabio De Vivo. Mamma mia, ragazzi. Ma avete queste poche ambizioni. You are the main actor. Sembro quasi uno di quegli spogliarellisti di addio al nubilato, ragazzi, come potete notare, ma come dire, mi hanno detto questa sera che non ero particolarmente elegante, quindi ho preso subito un papillon in prestito. Mi dicono tra l'altro anche un papillon comunque di un certo pregio della Mora Accessories. Io ormai mi sono affezionato ai papillon e cerco di darmi una parvenza d'eleganza. Come potete vedere, papillon, pelo evidente e maglia scollata. È così che concludo questo primo servizio alla Rocca sul Lago Maggiore. You are the main actor. Abbiamo capito quali sono i protagonisti o comunque quali personaggi famosi vorrebbero essere gli ospiti della Rocca. Alla prossima con Mini Clubbing e con Fabio De Vivo nello stile dello spogliarellista di Las Vegas in pensione. Mini Clubbing TV. You are the main actor.